Il presidente del Consiglio regionale Ligure Gianmarco Medusei ha visitato il consorzio del canale Lunense. La prima tappa in esterno ha interessato la centrale idroelettrica del consorzio, capace di produrre attualmente circa 600 MW l'anno, mentre il tema della bonifica è stato affrontato con il sopralluogo al collatore San Michele lungo Viale 25 Aprile, dove sono in corso opere di sfalcio delle sponde, intervento importante per mitigare il rischio idraulico. Ho fatto un sopralluogo al consorzio del canale Lunense per rendermi conto di persona dell'importanza che ha per il bacino della Val di Magra. Quindi nell'attività del consorzio ora sono qua all'idrovora di Luni per capire il meccanismo e dell'importanza del consorzio nella bonifica e nell'irrigazione del territorio. Quindi importante anche per la sicurezza idraulica e per il dissesto che il nostro territorio può avere. La delegazione ha proseguito la visita alle idrovore di Luni e Marinella e agli argini del Magra d'Amelia, la cui manutenzione è tenuta dal canale lunense su incarico della regione. È stato un momento di conoscenza del territorio, del nostro territorio e dell'attività che il consorzio svolge in termini di bonifica. Abbiamo visitato, oltre alla sede e l'impianto di produzione di energia idroelettrica, anche i due impianti idrovori che si trovano in località Lunimare e Marinella di Sarzana. Peraltro uno è anche in fase di potenziamento. Tutti questi incontri vogliono far conoscere la nostra realtà consortile, che è l'unica in Liguria che si occupa di bonifica.